Ciao a tutti, eccomi qui di nuovo a voi. Anche oggi vi voglio far vedere qualcosa di diverso. Certo, queste non sono diverse, le avete già viste. Per esempio, nel pollice ho fatto così, per farvi vedere che si può cambiare e si può fare anche qualcosa di diverso aggiungendo solo qualche piccola paillette. Invece quello che voglio farvi vedere oggi è un'altra cosa ancora. Se anche voi come me vi stufate dopo un po', quando avete la ricostruzione, di avere sempre le stesse mani, potete fare semplicemente così come faccio io, anche perché sapete che sulla ricostruzione si possono adoperare gli smalti con tranquillità. Allora fate così: io ho preso uno smalto nero, un semplice smalto nero, e ho fatto così. Metà unghia, così, partite bene da qui, fate metà unghia così. Mettete un po' di smalto nero, riempite bene tutta la parte dell'unghia che volete tingere di nero, eh? E arrivate fino alla fine qui, anche se avete la ricostruzione sotto, per quello che lo facciamo con il nero, così almeno non si vedono i colori che avevamo sotto, eh? Ogni tanto sparisco, ma poi ritorno, eccomi. Facciamo proprio, tiriamo una bella linea dritta, riempiamo bene 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 con il colore. Il secondo colore che invece adopereremo è un rosa pastello. Questo rosa pastello riempiremo esattamente l'altra metà, così, cercando di non farli toccare, altrimenti sbavano. Forse il nero era un po' carico, forse sono sempre di nuovo fuori l'inquadratura e non abbiamo una grande luce. Cercherò di farvi vedere al meglio. Riempiamo bene con il rosa. Mettete e tentiamo di farlo asciugare un pochino. Tiriamo bene, 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 bene il nero, che è un po' spessino. Ok. E fino a qui che c'è niente di diverso, tutto uguale. Poi facciamo così. Prendiamo un pezzo di carta. Facciamo gocciolare un po' di nero. E facciamo gocciolare anche un po' di rosa che ci servirà per la nostra decorazione. Poi con l'utilizzo di uno spot, forse uno dei più grandi in quanto la pallina è più grande, faremo esattamente questo. Prenderemo lo smalto rosa e faremo quattro bei puntini, quattro bei tondini qui proprio sullo smalto nero. Così. Quattro bei puntini belli rotondi e li lasceremo un attimo lì. Poi con l'utilizzo sempre dello spot, con lo smalto nero, faremo esattamente lo stesso qui. Uno, due, lasceremo appena qualche secondo perché si asciughino appena appena. Poi con l'utilizzo di un altro spot, uno con punta sottile, strisceremo così per dare forma al nostro fiore. Mi raccomando, non con la punta dritta, ma con la punta leggermente storta così, altrimenti la strisciata non viene. Lo faremo anche da questa parte e anche da questa. Abbiamo creato, iniziato a creare il nostro fiore. Ora faremo lo stesso anche con il nero. Strisceremo da questa parte, anche da quest'altra, sempre con la punta leggermente ripiegata, anche così, e anche così, e fin qui ci siamo. Poi in mezzo metteremo per ognuna, allora sul nero. Direi di mettere assolutamente una decorazione rossa così che si possa vedere. Ecco, sono fuori, non avete visto niente. Mentre sul rosa metteremo uno strass nero. Fin qui ci siamo. Poi con l'utilizzo di un pennello, con di uno smalto a pennello lungo, realizzeremo una bella riga in mezzo, così, e
Partendo da qua, così, e lo faremo bene 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 qui. Questa è la nostra decorazione. Lo lasceremo asciugare, dopodiché lo copriremo con un top coat con un lucidante di vostro gradimento. Se vi piace, questo è l'ultimo video per quanto riguarda il cambio di colore. Votatelo, commentatelo, iscrivetevi al mio canale se vi piace e vi spiegherò altri piccoli trucchetti. Ciao a tutti!